Continua il dibattito sulla giostra dell'orso di Pistoia. A prendere la parola stavolta è Carla Rocchi, presidente nazionale di EMPA, che si è rivolta direttamente al sindaco Samuele Bertinelli in appoggio alla campagna promossa sul territorio dalle sezioni pistoiesi della protezione animali e dell'OIPA, che nei giorni scorsi hanno fatto affiggere dei maxi manifesti in città contro la ripresa della manifestazione sospesa per un anno a seguito del ferimento e successiva soppressione di due cavalli nell'ultima edizione disputata, quella del 2014. La presidente nazionale dell'EMPA parla di 11 cavalli morti nel corso degli anni e del ferimento di altri 16, aggiungendo che per quanto si possano rispettare regole vecchie e nuove, la sicurezza dei cavalli non sarebbe garantita. Oggi, spiega Carla Rocchi, a essere sotto i riflettori è Pistoia, dove l'amministrazione comunale, che pure è chiamata a pronunciarsi sul destino della giostra, sta ricorrendo a diversi espedienti per evitare di prendere posizione. Con una scelta di civiltà, sono ancora le parole della presidente nazionale dell'EMPA, Bertinelli avrebbe l'opportunità di porsi come esempio per molti suoi colleghi e di essere ricordato come uno dei primi sindaci ad avere fatto del proprio comune un territorio animal friendly per quanto riguarda pali e sagre. A questo proposito, la Protezione Animali ha promosso attraverso la propria pagina Facebook, che conta migliaia di seguaci, una mail storming con cui sollecitare il primo cittadino a chiudere definitivamente la giostra dell'orso.